amici di Padre Pio TV, ben ritrovati. Il Natale è vicinissimo e non poteva mancare la creatività in quest'anno che ci riserverà sicuramente tante tante sorprese. Ma il Natale che voglio prepararvi, presentarvi oggi è molto molto particolare, perché andremo a realizzare delle decorazioni, un piccolo presepe, una lampada, che però utilizza tutto quello che avete in casa, quindi non dovrete comprare nessun tipo di materiale se non trovare un po' di cartoncini. Ad esempio oggi utilizzeremo questi stecchi che, se li avete messi da parte durante l'anno con il gelato, andranno benissimo, altrimenti li trovate e costano veramente poco. Allora, iniziamo subito con la prima creazione. Andremo a realizzare una lampada economica, bellissima, ma soprattutto rimarrete stupiti dal materiale che andrò ad utilizzare per fare le pareti della lampada. Allora, cominciamo subito. È semplicissimo, ogni quadro è formato da praticamente quattro stecchini, quindi li mettiamo così, semplicemente, badando bene a creare la figura geometrica il più precisa possibile, in questo modo. Quindi andremo a creare semplicemente dei quadri. Perfetto, il primo è pronto e lo mettiamo via. Altri tre, stessa operazione. Questa è l'operazione, tra virgolette, un po' più noiosa, il resto sarà sicuramente più divertente. Quindi mettete i punti della colla nei due stecchi e nella parte superiore andrete a mettere gli altri due. Così automaticamente si creerà il quadrato perfetto, quindi non servirà righello oppure altri strumenti, quindi è semplicissimo. 2, 3 e 4 ancora, quindi punta di colla a caldo, punta di colla a caldo e chiudiamo. Ho pensato di realizzare una lampada un po' perché il Natale è un po' il tempo della luce, è la luce che viene ad abitare in mezzo a noi, che viene a rischiarare quelle tenebre che tante volte la nostra vita ci propone, ma poi di realizzarla anche con un materiale molto molto economico, che è il legno. E adesso vi stupirete perché andremo a chiudere la lampada con una cosa che non vi aspetterete sicuramente, perché è veramente fuori da ogni pensiero. Ultimo quadro e poi sveliamo il materiale che andremo ad utilizzare per realizzare i nostri quadri. Così, perfetto, chiudiamo per bene, stessa cosa, chiudiamo qui. Ok, abbiamo tutti e quattro le pareti della nostra lampada, che poi andranno assemblate semplicemente in questo modo. Che cosa andremo ad utilizzare per chiudere? Guardate un po', io avevo della carta, quella la carta da cucina comunemente che utilizziamo, e guardate un po' il modo in cui l'andremo ad utilizzare. Allora, prendiamo la nostra carta, la tagliamo più o meno della misura della nostra lampada, poi prendiamo il primo quadro, con la colla a caldo faremo rapidissimi un giro di colla su tutto il perimetro del quadro e rapidamente andremo a poggiare e mettere in tensione la carta, così. Guardate un po', il quadro è perfetto, quindi si crea una struttura perfetta. L'eccesso lo andremo a tagliare con le nostre forbici, così, così, perfetto. E lo mettiamo da parte, quindi puliamo per bene, in questo modo. Ok, il primo quadro è pronto. Stessa operazione la facciamo per tutti gli altri tre quadri, quindi colla. La cosa più importante è quando andiamo ad incollare il nostro foglio, l'attenzione che dobbiamo avere è di metterla in tensione, vale a dire poggiare e tendere immediatamente con le mani, in questo modo. L'eccesso lo andremo a tagliare anche questa volta così. Perfetto. Quindi un lato lo lavoriamo in maniera semplice, l'altro, perfetto, il secondo. Prendiamo ancora della carta, il nostro terzo quadro, colla, ancora colla, 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 perfetto. E andremo a chiudere anche il terzo lato in questo modo. Perfetto. Chiudiamo ancora. E togliamo l'eccesso. Perfetto. Così, 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 così. Ok. Abbiamo il terzo, ultimo quadro. Poi procederemo ad incollare tutta la struttura. Quindi, ultimo quadro, facciamo così. Mettiamo la colla. Il telo, o meglio la carta da cucina. Questa è una creazione molto economica, anche ecologica se vogliamo, perché non utilizzeremo plastiche, non utilizzeremo materiali che abbiamo comprato, se non cose che abbiamo trovato in casa. Perfetto. Fatta questa operazione, l'ultima parte è la parte dell'assemblaggio, quindi andremo a mettere dei punti di colla sulle varie pareti e andremo ad incollare così,
questo modo. Quindi la prima è pronta, ancora un po' di colla, così. Andiamo a mettere la seconda in questo modo e per ultimo andremo a chiudere mettendo la colla sull'ultima parete. Così, perfetto. E in pochissimi istanti abbiamo creato una lampada meravigliosa che andrà a rischiarare un po' la notte, ma anche a creare una bella atmosfera. Semplicissima, guardate un po', con pochissimi elementi. Ecco, partire dagli elementi più semplici, anche da quelli che abbiamo in casa, è un po' la priorità del nostro laboratorio. In modo particolare di questo Natale che vogliamo rendere creativo, bello, ma anche una piccola attenzione a quello che è l'ambiente. Allora, visto che ci siamo, andiamo avanti con le decorazioni. Adesso, visto che è Natale, non poteva mancare un bellissimo presepe. Non abbiamo avuto il tempo di preparare quello maestoso che facciamo ogni anno. Non vi preoccupate, perché se avete un po' di cartoncino oppure un po' di gomma eva, vi faccio vedere. La gomma eva è questa specie di materiale, questa carta, che è una carta gomma. Se noi la stropicciamo, infatti, ritornerà perfettamente allo stato primordiale. Quindi è un materiale economico, costa pochi euro, quindi si trovano in commercio anche dei pacchi con tutti i colori. Io ne avevo e vi faccio vedere come realizzare in pochissimi passaggi un presepe bellissimo. Allora, ne prendiamo un pezzettino verde, io cambio il mio fondo così lavoriamo in maniera più chiara. Prendiamo un pezzo di verde, andremo a smussare le parti creando una sorta di base, semplicissimo così, niente di particolare, quindi una sorta di nuvoletta se così vogliamo. Perfetto, l'appoggiamo, creiamo ora il fondo, quello che sarà la parte retrostante della nostra creazione. Naturalmente lo facciamo con il blu del cielo, quindi una bella notte su cui andremo ad attaccare poi delle stelle, quindi un bel cielo stellato che andremo ad attaccare così, perfetto, e andremo a creare questa soluzione in questo modo. Perfetto, questo che abbiamo appena realizzato sarà il fondo del nostro presepe, semplicissimo, vedete? È praticamente una base verde con un fondo azzurro. Naturalmente questo fondo lo andiamo a personalizzare con tutti gli elementi, quindi inseriremo adesso i personaggi, quindi la natività, le stelle, la cometa, tutto quanto, un passo alla volta. Da questo momento in poi la parte è quasi totalmente decorativa, se non la realizzazione dei personaggi, che vi faccio vedere immediatamente come realizzare. Cominciamo proprio da Maria, quindi utilizziamo il classico azzurro. Come andremo a fare? Perfetto, si ritaglia un rettangolino, poi si fa una sorta di svaso, andremo a realizzare una sorta di mezzaluna, metà pizza per capirci. Poi si avvolge in questo modo, così, lo faccio vedere bene così lo capite, perfetto, guardate, quindi ho fatto questa operazione così e ho avvolto in questo modo e qui andrò a mettere un punto di colla che fermerà il tutto, quindi punto di colla qui, perfetto, quindi questo è il corpo del primo personaggio. Lo mettiamo qui, naturalmente andremo a fare anche la testa, quindi prendiamo della gomma eva rosa. Io me ne ritaglio due. Per ritagliare le forme complementari e uguali è bene piegare il pezzo di carta e fare un unico taglio in modo tale che le forme verranno identiche e perfette. Un altro segreto che vi svelo, eccole qui, perfetto, per ritagliare un cerchio perfetto. Tante volte i bambini mi dicono come fai a ritagliare dei cerchi perfetti senza però utilizzare una forma, senza utilizzare un cerchio, un qualche cosa. È semplicissimo. Noi tendiamo, quando ritagliamo, a fare questo lavoro. Invece no, le forbici devono sempre rimanere ferme, così, e quello che ruoterà sarà il foglio. In questo modo noi otterremo delle forme perfette. Quando le forbici sono ferme, il foglio ruota, quindi otterremo dei cerchi perfetti. Questo è un segreto che possiamo utilizzare per tante tante creazioni. Ma andiamo avanti con il nostro piccolo presepe, quindi ho attaccato la parte del corpo, ora andremo a mettere la testa, così. Quindi i personaggi sono molto minimal, ma molto carini. Questo è un presepe per i bambini più piccoli, andrà benissimo. Lo mettiamo qui. Oppa, è volata. La mettiamo qui, da questa parte. I fili della colla fanno sempre questi scherzi. Passiamo al secondo personaggio, Giuseppe, che faremo ad esempio con l'arancio, in modo tale che creiamo dei colori a contrasto. Stessa cosa, mezzaluna, in questo modo.
andremo a piegare, perfetto, così, punta di colla a caldo, punta di colla a caldo per la testa e voilà. Anche Giuseppe lo abbiamo terminato. Naturalmente manca il protagonista della scena, che è il piccolo Gesù. Per Gesù l'operazione è ancora più semplice, perché andremo a tagliare semplicemente un rettangolino. Arrotoleremo in questo modo, facciamo un rotolino per capirci. Mettiamo un po' di colla a caldo, così. Tagliamo. Perfetto. Piccolo cerchietto, sarà la testa, in questo modo. La facciamo un po' più piccola, ok, teniamo conto delle proporzioni, piccola goccia di colla a caldo anche qui. Voi potete utilizzare anche la colla stick, ma io utilizzo la colla a caldo perché è più rapida e ci permette subito di vedere il risultato. Piccolo Gesù lo mettiamo qui e voilà. Ed ora l'ultima, la stella cometa, quella che ha indicato ai magi la strada da seguire, quindi facciamo prima una stella. Io, bambini, non sono bravissimo a ritagliare le stelle, vi avverto, quindi la mia stella non sarà perfetta, è un limite, purtroppo le stelle non mi riescono mai benissimo, ma questa, diciamo, accontentiamoci. Questa va bene, una bella coda per la stella cometa, quella invece mi viene benissimo. Perfetto, così e così, eccola qui, la facciamo ancora un po' più breve, goccia di colla, ci attacchiamo la stellina. Perfetto, un'altra goccia di colla la mettiamo qui. Nel frattempo ho fatto un pastrocchio di colla, non ci importa perché, guardate un po', il nostro presepe è completo. Guardate che meraviglia, è veramente carino. L'abbiamo realizzato in pochissimi passaggi, con pochissimi elementi e veramente con una abilità che anche il bambino più piccolo può realizzarlo. E lo mettiamo da parte, quindi la nostra terza creazione la mettiamo vicino alla nostra lampada. Ma andiamo avanti perché abbiamo ancora tantissime idee da proporvi, tantissime idee da raccontarvi, perché pensavo come creare una stella bella tridimensionale. Qui nella mia casa io ho acceso il caminetto, le mie candele, ma manca una bella stella, quindi voglio appendere una stella molto molto bella. Niente di più semplice. Vi insegno una tecnica per realizzare stelle meravigliose, ma soprattutto tridimensionali. Allora, io vi consiglio di prendere per le stelle due gialli, sono leggermente diversi, anche se sembrano uguali, due tonalità di giallo, perché la renderanno ancora più bella e ancora più preziosa. Che cosa andremo a fare? Dobbiamo ricavare da un foglio rettangolare un modulo quadrato, quindi andremo a fare semplicemente questa operazione. Il lato più corto va portato nel lato più lungo e tolto l'eccesso. Così. Perfetto. Una volta che abbiamo ottenuto il quadrato, lo andremo a piegare in questo modo. Così, vedete? Così. E lo andremo a piegare in questo modo, quindi da ottenere all'interno quattro quadrati. Che cosa faremo ora? Attenzione, si sono formate queste due diagonali, una e due. Con le nostre forbici andremo a tagliare portando la linea verso il centro, ma non arrivando alla fine. Quindi ci fermiamo un po' prima, guardate. Vedete, non sono arrivato al centro, il centro è qui, mi sono fermato un po' prima. Stessa cosa faccio con le altre. Quindi arrivo qui e arrivo qui. Perfetto. Ora che cosa andrò a fare? Semplicissimo. Questo lato lo porto al centro della diagonale e anche l'altro. Così. Si è creata la prima punta. Stessa cosa. Questo lato lo porto al centro. Così. E così. E ancora. Così. E così. Ultimo lato. Memorizziamole queste operazioni perché le dovremo ripetere due volte, quindi dovremo realizzare due corpi di stella fatte proprio così, per realizzarla in maniera tridimensionale. Che cosa faremo ora? Colla a caldo. Potete utilizzare anche la colla stick, è più rapida, ma la colla a caldo andrà bene lo stesso. Sovrapponiamo in questo modo e creiamo la punta. Un po' di colla, sovrapponiamo e creiamo la punta. Così, stessa cosa, sovrapponiamo e creiamo la punta, ancora, sovrapponiamo e creiamo la punta, così, perfetto, eccole qua. Allora,
A questo punto abbiamo questo corpo di stella che ancora non è terminata, perché ne dovremo andare a realizzare un'altra identica a questa qui. Allora, prendo lo stesso, ancora lo faccio velocemente perché adesso i passaggi sicuramente li avrete capiti benissimo, ma sono semplicissimi. Quindi piego, faccio le due diagonali, poi piego in due, in questo modo, ancora in due, dall'altra parte, e faccio i quattro tagli, non fino al centro, è importantissimo. Quindi uno, due, tre e quattro. Eccolo qua. Ancora, schiaccio così, porto al centro le due punte, in questo modo, lo faccio e poi le incollo. Quindi le pieghiamo portandole sull'asse, in questo modo. Ok, e ancora per ultimo, eccola qua. Perfetto, voi avrete più tempo, naturalmente io sto facendo tutto di fretta, ma voi prendetevi tutto il tempo che volete. Anche perché le decorazioni sono un bel momento per vivere insieme anche la bellezza del Natale, il preparare con la mamma e con il papà, con i nonni, con il fratellino. Poi realizzarle a mano, quindi metterci dentro anche la nostra creatività, è ancora più bello. Quindi lasciamo le decorazioni, quelle comprate, ma inventiamocele, ritagliamo, incolliamo, l'operazione è più bella. Una volta che ho realizzato questi due corpi, che cosa andrò a fare? Semplicissimo, colla a caldo. Ne metto un po' su questi angoli, così, perfetto, e andrò a sovrapporre in questo modo la stella, cercando di far prendere la colla dappertutto, e guardate che meraviglia, la stella tridimensionale è prontissima. Quindi ci siamo veramente divertiti insieme a realizzare questa bellissima stella che può essere una decorazione. Fatene tantissime e decorate tutta casa, la vostra camera, la cucina, il salotto, attaccate con dei fili trasparenti, saranno meravigliosi, anche di diversi colori, bianco, rosso, giallo. Poi abbiamo realizzato il nostro piccolo presepe, guardate un po' che meraviglia, se non abbiamo avuto il tempo, un presepe non può mancare, e naturalmente la lampada per rischiarare la notte più bella. Allora, vi sono piaciute le nostre idee creative? Ok, io vi do appuntamento alla prossima volta con tante nuove idee creative. Naturalmente vi faccio i più cari, sinceri e belli auguri di Buon Natale. Tanti auguri di Buon Natale da Dindon Art. Ciao!